Favorisca la patente, signorina, forza. Ma cosa ho fatto? Che cosa ha fatto? Sì. Non lo so. Però se lei ha 2 minuti di tempo qualcosa si trova sempre che non va, voglio dire. Adesso ci... vediamo un attimo. Ma ti prego. Per esempio? Per esempio, le scarpe, i piedi dentro le scarpe sono i suoi? Sì, che numero sono? 41, ma 41, complimenti. Occupazione solo pubblico. Guardi là. Il vestito, dico. Il vestito con questa scollatura, diciamo, l'ha scelto lei? Certo. Certo, certo. Mancata segnalazione di curva pericolosa. Magari anche lo spacco, dico, l'ha voluto lei così. Le piace? Mi piace molto, ma non è a norma. Mi dispiace. Cunetta addosso non regolamentare. Questa dopo la rivediamo con calma. Ha visto, signorina? Sì. Quando uno ha voglia di lavorare, le cose si trovano che non vanno. Ma quindi, non è che possiamo metterci un po' d'accordo? No, che lasci così... stare che sono in servizio, non ma vorrei... Ma lei infatti con questa divisa è un uomo così... Lo so, il fascino della divisa, me lo dicono tutti. E quando scrive così virili, prego, così, così prego, macio, signorina, così... Sono... Signorina, sono in servizio fino a mezzanotte. La prego. Sempre addosso a queste donne il fascino della divisa. Dopo mezzanotte magari, no? Volentieri. Non so, io l'ho visto dai suoi occhi che forse ci voleva essere qualcosa di qua. Ma Stefanetto, sicuramente, vedi che... basta che cancelliamo questa ma certo, cosa, qui io cancelliamo sto... tutto. Andiamo sì. A Fiumicino, eh? Un po' di pesce, e ti piace il pesce? Volentieri, volentieri. E dopo la mezzanotte passiamo la notte insieme, ma dico. Ci mancherebbe, basta che questa ma tutta la notte, qui cancelliamo tutto, signori, basta che siamo in tutta notte, non è che si inventa qualcosa all'ultimo momento. Tutta, no. Tutta. Sicuro? Sicurissimo. Lei me lo giura che giuro, tutta la notte? Giuro, giuro. Bene, bene, allora, giurato tutta la notte. Proposta oscena in luogo pubblico ma e Pippo, tentato ma scusa, adescamento, ma signorina Minidoppi.